Ho provato tutto, ma Nando non vuole darmi nemmeno un euro. Mese il contratto dalle 11 soldi, che c***o? Fermo, lasciali! Ciao ragazzi e bentornati a Pagami S***o. La puntata di oggi siamo nel quartiere Centocelle di Roma, vicino all'aeroporto militare, e abbiamo la nostra amica Chiara che ci parlerà di una sua esperienza che ha avuto recentemente, ma lascio raccontare lei. Il mio datore di lavoro, Nando, mi ha tenuto solo in regola per i primi 3 mesi e poi mi ha messo in nero. Io mi occupo del suo sito e-commerce online per sigarette elettroniche. Quindi sono 3 mesi che tu non vieni pagata. Mi devi 1800 euro. 1800 euro di stipendio. Cosa ci puoi dire in più di questa situazione? Io purtroppo vivo da sola, i miei genitori non ci sono. Lui sapeva benissimo che io avevo bisogno di quei soldi e mi aveva promesso che me li dava, invece ancora non me li ha dati. Mi ha pagato solo per i primi 3 mesi di lavoro. Ah, tu hai provato comunque a fare presente questo debito? Ho provato giusto, tutto, no? Ma Nando non vuole darmi nemmeno un euro. Ok, quindi tu stai continuando a lavorare per Nando, però sì, insomma ti sei pure rotta le scatole di non percepire uno stipendio, mi pare giusto. Io ho bisogno di quei soldi perché sono una studentessa di marketing e io con quei soldi pago i studi e la casa. Che perché qui sei sola? Sì. Una storia tipica, un datore di lavoro che non paga. Adesso proveremo a recuperare ciò che ti deve. Intanto voi seguite il canale, mettete il like e soprattutto acquistate il nostro manuale. Se dovete recuperare un credito, che sia da un amico che è scomparso, da un datore di lavoro che non si fa più vedere, vi darà molte indicazioni sul come farlo. Potete comprarlo su Amazon, sui nostri siti. Entriamo in azione per far recuperare lo stipendio a Chiara. Nando? Sì, chi è? Guardi, c'è un pacco. Pacco? Sì, un pacco. Scusi. Sigarette elettroniche, eccetera, eccetera, può essere per lei? Ah, un pezzo, sì. Quattro, un pezzo. Ragazzi, questa cosa non si fa, eh. Io la faccio, ma poi non lo fate. Allora, come detto, adesso tu ci aspetti qui. Poi io ti vengo a prendere, ok? Va bene. Quarto minuto. Allora, 16A, eccoci qua. Nando! Salve! Salve, sono Danny. Ciao! Recupero crediti, recupero crediti. Che volete? Lei lavora nelle sigarette elettroniche? Guarda, questo è il servizio di tutela. Per voi? Scusate, venite dentro. Certo. Cioè, vicini qui, se no. Va bene. Dentro. Abbiamo 5 minuti. Permesso. Ecco. Però non fate casino. Di qua, vengo di qua. Vengo di qua, Grazie di averci accolto. Allora, dicevo, noi siamo Danny e Marlon. Siamo agenti di recupero crediti. Operatore di recupero. Noi sappiamo che tu ti occupi di vendita di dispositivi, sigarette elettroniche. No, io non capisco questi qui. Allora, questo è un servizio a tutela nostra e tua. Nel senso, noi siamo venuti qua per farti presente che c'è una ragazza che lavora per te che dice di essere in arretrato di 3 mesi di stipendio. Chiaro? No, quella sono 3 mesi che ho detto che no, questi qui non ti... cioè, ma non mi sa bene come stai prendendo. Nando, non ti preoccupare. Non mi piace queste cose. Non ti preoccupare. Nando. Vabbè, ma scusa, c'è pure la privacy, scusa. Assolutamente, infatti questo materiale lo teniamo noi, non lo diffondiamo. Fino a prova contraria. Io 3 mesi fa gli ho detto tu non lavori più per me perché tanto tu lavoro se può dire no vai, cioè, io non riesco a capire che da me. Tre mesi fa gli ho detto lascia perdere. Lei dice che non è così, lei dice che vende e sono 3 mesi e oltre che non viene pagata per il lavoro che fa. Allora tanto c'è il contratto, c'è qualcosa. No. Ma te che? Allora, i primi tre mesi sì, poi non l'hai fatto più, l'hai fatto a nero. Gli ultimi 3 mesi lei comunque ha venduto i tuoi prodotti, ha curato il tuo sito, ha lavorato per te, anche se non avesse venduto niente, però negli ultimi 3 mesi il sito è stato aggiornato. Ma chi ha è stato curato? Aggiornato? Tu! Io gli ho detto no, devi lasciar perdere perché allora, non è buona. A suo dire non è così e a suo dire ha venduto dei prodotti. Allora faccia, vuoi far finire questa situazione? Vuoi far finire questa situazione? Allora. Buone. Vuoi far finire questa situazione? O gli corrispondi, o gli... Va bene. Assolutamente Nando, è registrato apposta, noi non ti stiamo imbruttendo. Sta lavorando in... No, sta. Marlon, vai che ti vedo un po' troppo...
Però mi ha fatto male sto scemo. No, ti ha adagiato, dai, no, ti ha tenuto. Ti ha tenuto qui in testa. Ma non hai. Guarda, hai registrato tutto, la botta tu non l'hai data. Chiara, vieni, vieni, vieni. Cosa è successo? Guarda, uno ho capito che un ora calma, adesso no, intervengo io. Allora, facciamo una cosa. Se pensi che ti sei fatto male, sì, vai al pronto soccorso e ti fai refertare. Esatto. D'accordo? Poi vedi pure su, visto che questo sta arrivando. Testa di c***o, intanto... mi conosci? Ah, non mi c***o, Non sai chi sono io? Mi devi ma vedere 800 sì. euro, lo sai benissimo. Ma io sai ho detto chi sono. No, lei ha detto sai che ti conosce. Ma ho detto, lascia perdere tutto quanto, non ma sai che c***o lascio perdere che mi devi dare tutti i soldi? Ma dove sono? Tutte quelle sigarette del m***o due, ma che cosa allora, stai dicendo? Lui dice che il sito è la vendita. Me l'hai detto tu, mi hai promesso 6 mesi di contratto perché sapevi benissimo che io avevo la casa e i miei non c'erano. Allora, avevo avuto i soldi, che c***o, 3 mesi, gli altri 6, chi ti ha detto lavora per me, non ti ho detto lavora per me, capito? Oh, intanto tu continui a guadagnare, dai! Ma io perché lavoro io, non perché lavora lei! Tutte le sigarette, ma che cosa stai dicendo? Te le ho vendute tutte io le sigarette, ma dove stai andando, eh? Ma che cosa stai facendo? Ma che ma che metti le mani addosso? Allora, buoni. Ma cosa è questo? Allora, di fronte a un giudice, tu vuoi andare al giudice del lavoro? Perché lei così può andare davanti a un tribunale del lavoro e costringerti a pagare. Tu, per concludere questa situazione, quanto sei disposto a versare? Molto lo dico qua, molto. Bravo, così, ragionevole. Fermo, lascialo. Mi stai tranquillo. Che tocchi le cose? Allora, guarda. Parla un attimo con me, Nando. C'è la privacy. Parla un attimo. C'è la privacy. C'è la privacy. Queste immagini, fortunatamente, rimangono tra di noi. Vedi pure la botta che ho mandato. Io ti ho già detto, se vuoi fare qualche cosa, sei liberissimo di farlo. Lo vedi che è un pazzo. Sono 3 mesi, non te paga. Matto. Senza il manico di scopa, Nando, io capisco la situazione. Però soldi che posso pure dare, perché mi fa pena. So che sta in difficoltà, ma giusto io devo pagare per lei, no? Io non capisco questa ma cosa. Ma allora ti dico, io non lo so, non so io quanto sei in buona fede. Questo non è normale, Non è normale. Pazzo. Ragazzi, adesso, allora, abbiamo trovato un accordo. L'accordo è questo. Io vado con Nando, un ufficio postale, una banca. Glieli dai subito, tutti. E facciamo un bel prelievo. Tu, ascoltami. Madonna. Facciamo un bel prelievo. Ti fornisco un documento firmato da Chiara. Adesso noi scendiamo giù. Entro 5 minuti e facciamo questa operazione, va bene? 5 minuti, tempo alla posta. Sì, no, è il tempo che facciamo raffreddare un po' gli animi di tutti. Allora, ragazzi, voi andate avanti. Voglio visionare pure. Noi ci vediamo tra 5 minuti. Va bene, noi ci vediamo tra 5 minuti e parliamo di tutto. Va bene, Nando? Allora, ragazzi, anche oggi abbiamo ottenuto un risultato. Stiamo aspettando Nando. Io lo scorterò fino all'ufficio postale o alla banca e ritireremo 1500 euro. Mi raccomando, non rimanete su un posto di lavoro, in un luogo di lavoro dove non venite rispettati e soprattutto non venite pagati. Già se è un mese, 2 mesi, 3 mesi, il lavoro va pagato. Sempre. Non affidatevi a queste persone. Riconoscetele, perché non è difficile, eh? Mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al canale e soprattutto sosteneteci. Dagli forte. Dagli!